Luca, com'è andata? Molto bene, dai, ci siamo divertiti, è stato molto bello, è stato molto divertente e soprattutto ci siamo divertiti facendo una cosa bellissima, secondo me. Musica e solidarietà. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma qual è, può essere il ruolo della musica in un momento comunque complicato come lo è stato per la Regione Emilia-Romagna? Guarda, la musica avvicina sempre tutti. Poi ovviamente c'è l'artista che ti piace di più, l'artista che ti piace di meno, ma è bella l'unione di tutti questi artisti e tutte queste persone che fanno parte del mondo dello spettacolo per comunque dare una mano all'Emilia-Romagna. È bello soprattutto vedere tutti voi, perché comunque c'è quell'unione di intenti che non è così semplice da vedere, anche se c'è da dire che quest'estate sono stati tanti gli eventi proprio per portare questo messaggio, per aiutare anche l'Emilia-Romagna. Sono super d'accordo con te, ma guarda, quando c'è un messaggio così importante da trasmettere e da portare, l'unione viene da sé, secondo me. Sì, e lo si vede. C'è poco da fa'. Lo si vede, lo si vede. Estate estremamente positiva. Granita, nuovo singolo, sta andando molto bene e le date del tour che si moltiplicano. Assolutamente sì, fortunatamente. Dai, fino a che si lavora, fino a che si fa musica, fino a che si continua a fare nuova musica è sempre bello. E spero di farlo per tutta la vita. È quello che ci auguriamo. Senti, l'ultima domanda è un po' una delle tante curiosità che chiedono anche i fan. Hai postato un video con tuo fratello Andrea. È emozionante, devo dirti la verità. Ma guarda, ogni fratello è un pezzettino di cuore. Ognuno. Noi siamo cinque e il mio cuore è diviso in sette parti. Siamo noi cinque fratelli e mia mamma e mio padre. E poi ovviamente gli amici, la fidanzata, altrimenti si prendono male, si prendono collera, come si dice a Napoli. Comunque è un pezzo di cuore, quindi è bello trasmettere, cioè no, trasmettere, è bello vivere delle esperienze così belle come un concerto insieme a mio fratello più piccolo. Ma poi è bello proprio anche questa idea di condivisione familiare e poi è la forza della musica, se ci pensi. Certo, la musica è condivisione, non c'è niente da fare, è così. Meno male, speriamo che davvero ci credano in tanti e continuano a crederci sempre di più. Io mi auguro che eventi come questa partita del cuore in qualche modo aiutino ad amplificare il messaggio. Certo, sono super convinto che aiuteranno ad amplificare questo messaggio qui, sono super super convinto. Luca, grazie mille, buona estate. Grazie mille a te, buona estate a tutti e buona estate pure a te. Grazie. Ciao.